possiamo semplicemente cominciare dando il benvenuto innanzitutto ai nostri ospiti, che sono la professoressa Franca D'Agostini, che è professoressa a Milano, anche se ha studiato, ha fatto la sua laurea, il dottorato qui a Torino, dove è stata allieva di Gianni Vattimo, ed è una filosofa, e vedremo che sarà importantissimo per noi. E poi c'è Roberto Masiero, che per noi, per questa lettura di questa sera. E poi c'è Roberto Masiero, che a Venezia, allo IUAV, è stato professore di storia dell'architettura, di molte discipline, innovando in molti campi, ed è stato anche sempre molto attento alla teoria dell'architettura e ai rapporti, ancora una volta, tra pensiero architettonico, pensiero filosofico e forme dell'espressione, diciamo così. Quello che siamo venuti a presentare questa sera è, ce l'ho qui davanti, è questo libro agile perché non corposissimo, ma densissimo per la verità, pubblicato dal nostro Vittorio Marchis. Vittorio Marchis insegna al Politecnico da molti anni, è ingegnere, un serissimo ingegnere, che è stato poi regalato, è un omaggio dell'ingegneria alla storia della scienza, e dalla storia della scienza poi si è, come dire, espanso a molti campi del sapere, coltivando delle peculiarità, coltivando delle abilità nelle scienze umane che solo di recente, se posso dire, forse solo di recente il Politecnico ha cominciato ad apprezzare, soprattutto il ramo dell'ingegneria del Politecnico ha cominciato ad apprezzare davvero. Vittorio Marchis è un pioniere di questi studi da molti, molti, molti anni. Il suo libro, l'ultima sua fatica che presentiamo questa sera, si intitola Dall'arte allo zero, e come denuncia un po' il titolo, dalla A di arte alla Z di zero, è un dizionario, un piccolo dizionario filosofico dell'ingegneria. Un dizionario filosofico che è costruito in maniera molto molto precisa, senza sbavature, non soltanto in termini alfabetici, semplicemente alfabetici, ma in termini, come dire, alfabetico / dicotomici, perché a ciascuna voce, e le voci sono 21, a ciascuna voce si abbina, diciamo così, una controvoce, diciamo così. Non è sempre l'opposto, anzi quasi mai l'opposto, però sono, ve le cito così un po' random: arte, tecnica, caso, causa, intelligenza, ragione, piacere, dolore. Alcune volte appunto piacere e dolore sono, diciamo, l'uno l'opposto dell'altro in qualche modo, altre volte no, invece sono, a me, io per esempio la prima che ho letto è intelligenza, ragione, perché ammetto, mi ha colpito, vediamo di capire qual è la differenza tra intelligenza e ragione. Tutto poi naturalmente declinato, non tanto però, appunto, attendiamo i nostri lettori perché lo confermano o lo smentiscano, non tanto per gli ingegneri, ma con gli ingegneri. Cioè, non è un dizionario destinato agli ingegneri, destinato a un pubblico di ingegneri per renderli colti in filosofia. No, credo che a Vittorio Marchis questo non interessi, o non interessi più, se mi passate la battuta, non interessi. È un dizionario invece fatto andando a braccetto, prendendo sotto braccio una cultura dell'ingegneria che riesce a rileggere queste dicotomie in chiave filosofica. È veramente un'esperienza molto spesso, in molte pagine, originalissima. Io l'ho trovata perlomeno originalissima. Però direi che i nostri lettori, diciamo così, sono molto più esperti e molto più
bravi di me, per cui lascerei senz'altro la parola a loro, dando la possibilità poi naturalmente al nostro autore, non lo teniamo lì soltanto per fargli i complimenti, ma interrogare, gli vogliamo far dire cose. Direi di dare la parola alla professoressa D'Agostini. Suggerirei soltanto ai miei bravissimi ospiti di mutarsi, di togliere il microfono quando si parla, perché io non sento nessun problema, però mi dicono sempre che ci possono essere degli echi vari con quelli che ascoltano. Ripeto, caro pubblico, se ci sono domande, potete fin da adesso postarle nel question and answer o DR, come ve lo ritrovate a seconda dell'interfaccia. Professoressa D'Agostini. Grazie. Ottima presentazione, in realtà molto è già stato detto e diciamo dal punto di vista descrittivo questo è effettivamente un libro così concepito, un libro di filosofia dell'ingegneria. È un libro strutturato in termini di glossario, di dizionario appunto, no? Però non deve trarre in inganno, a mio avviso, perché in realtà c'è un disegno preciso, un disegno che Marquis ha già abbozzato e tracciato in varie opere, che nasce dalla sua conoscenza profonda, pluridecennale direi, di storia della tecnica, storia dell'ingegneria e soprattutto della sua profonda conoscenza del concetto naturalmente della genealogia della macchina, cioè la sua diciamo che la sua filosofia della tecnica, la sua filosofia dell'ingegneria è una filosofia della macchina. Principalmente, anche se ovviamente non in modo esclusivo, proprio per il fatto che trattasi di filosofia. È molto interessante questo aspetto ed è interessante che Marquis abbia scelto per la presentazione della sua posizione di filosofia dell'ingegneria il modello, cioè il meccanismo del glossario, del dizionario. È molto interessante metodologicamente, infatti io cercherò di dire qualcosa su questo punto. Cercherò anche in una prima fase, quindi dirò qualcosa di questo, in una seconda fase cercherò di ricostruire il disegno. Non è è un'ambizione un po' esagerata, considerata la quantità di materiali che Marquis mette sempre nei suoi libri e in cui a volte io mi smarrisco, nel senso che trovo dei riferimenti interessantissimi, allora mi verrebbe voglia di starci 8 ore a riflettere su che cosa va avanti a partire da lì. E però poi, essendo estremamente vasto lo sguardo e la sua competenza storica così raffinata, uno in realtà finisce poi per seguire la narrazione. Allora, da questo punto di vista, la mia ricostruzione finale sarà molto sommaria. Devo anche dire, a mia discolpa, che io ho appena fatto il vaccino e non è che stia benissimo, effettivamente. Comunque, procediamo. No, ma Marquis io non potevo mancare, assolutamente. Allora, dunque, io incomincerei dicendo una piccolissima cosa, cioè il fatto che il linguaggio filosofico è un linguaggio, come si dice, topic neutral, cioè c'è una differenza tra i linguaggi topic specific e linguaggi topic neutral. Quindi nel momento in cui Marquis affronta, ricostruisce il suo punto di vista attraverso il linguaggio, cioè le parole, si incontra con questa differenza tra topic specific e topic neutral. Allora, il linguaggio di una scienza può essere entrambi le cose, nel senso che ci sono scienze il cui linguaggio
è più topic neutral e scienze il cui linguaggio è fortemente topic specific, e poi naturalmente tutte le scienze, ahimè, però purtroppo, nonostante tutto e nonostante il concetto di filosofia sia a un certo punto della nostra storia caduto in discredito, tutte le scienze sono un po' in qualche maniera sottomesse a questo linguaggio super neutral, che è il linguaggio super topic neutral, che è il linguaggio della filosofia. E in effetti, se noi guardiamo le scelte lessicologiche, il glossario di Marquis, noi troviamo effettivamente grossissimi concetti, concetti topic neutral, ma topic super neutral, quelli che riguardano tutte le scienze. La peculiarità del lavoro di Marquis è portare sempre in ognuno di questi capitoli, no? Perché sono dei capitoletti sostanzialmente di 5, 6, 7 pagine, in ogni capitoletto c'è uno sviluppo storico-sistematico, un'analisi storica-sistematica del concetto, e poi si piomba sull'ingegneria. E piombando sull'ingegneria lì si presenta la posizione, diciamo, per così dire, marchisiana. Cioè il suo personale disegno. Per cui quello che io ho provato un po' a fare, ma vedrete, malissimo, anche perché col vaccino, insomma, uno non è che renda così tanto, però ho provato a fare è precisamente questo, cioè cercare di dire ma cosa pensa Marquis poi in definitiva? Cosa pensa di tutto questo? Perché la sua grandissima cultura storica e anche filosofica lo porta e la sua, diciamo, intelligenza un po' divorante nei confronti delle fonti, no? E delle risorse culturali lo porta effettivamente a raccontare moltissime cose, come dicevo, a volte interessantissime, per cui uno dice, ah, lì ci devo lavorare, e uno però non è che ci può lavorare tutte le pagine, quindi insomma non è possibile. Allora, il discorso invece che io vorrei svolgere, innanzitutto parte dal metodo. Non è casuale il fatto, come avevo accennato, il fatto che Marquis abbia scelto di presentare la sua posizione in questa maniera, per così dire, paratattica, cioè così, ora una, scusate, ho lasciato un telefono acceso, cioè presentando i diversi frammenti concettuali, no? Non è casuale. Per il fatto che, è piuttosto importante, il fatto che qui si sviluppa una visione particolare, in particolare una visione della filosofia che tra l'altro oggi va di gran moda. Va di gran moda oggi perché ci stiamo accorgendo che stiamo perdendo i nostri vocabolari comuni, non ci capiamo più, non ci si capisce più. Non solo non ci si capisce perché c'è una divaricazione tra il sapere raffinato scientifico e il sapere comune, ma non ci si capisce proprio anche tra le persone così normalmente. Quindi semplicemente la grande, indigestione informativa, no, che subiamo ogni giorno, ci ha tolto le parole, ci ha tolto i significati delle parole. E questa progressiva equivocazione, questa costante equivocazione riguardo ai significati delle parole, fa sì che le persone litighino parecchio e che ci siano incomprensioni, e non soltanto, ma soprattutto fa sì che ci si inganni a vicenda, si inganni se stessi e gli altri molto di più di quanto succedeva una volta.
Allora, in questa situazione certi parlano di informational crisis, che ne so, di overload informativo, eccetera. C'è però una rivoluzione in atto e appunto uno dei punti principali dell'argomento di Marquis è ciò che Marquis condivide con molti teorici, filosofi attuali interessati, diciamo, allo zeitgeist, cioè al tempo, allo spirito del tempo e al tempo presente, al come pensiamo. Ora, ritornando alla questione dei concetti, è importante notare che nel libro c'è quasi tutto, quasi sì, direi che, o comunque tutto quanto è necessario per delineare la posizione di Marquis, ma non c'è una voce filosofia. E questa è una cosa che ti chiederei poi, e non c'è una voce ingegneria. Di entrambe si parla in qualche modo. C'è la voce ingegneria, si parla di ingegneria, per esempio, a proposito della macchina, e si parla appunto della nozione latina di ingenium, che è appunto macchina. E poi della differenza interessante tra la macchinè greca, il macchinao greco che è tramare, e quindi questa differenza diventa una differenza tra la macchina cattiva e la macchina buona, cioè l'ingenium, che è la macchina, così, per così dire, efficace. Non per nulla c'è anche la voce efficacia, e quindi c'è tutto il meccanismo ingegneristico legato, tutta la riflessione ingegneristica legata alla macchina è sviluppata. Per quel che riguarda quindi la macchina, si parla appunto della differenza tra la mecanè greca, tributaria di mecanao, tramare, che troviamo peraltro nell'idea di macchina bellica, cioè macchina cattiva, non molto buona, no? E anche interessante che Marquis cita Virgilio, cioè la diffidenza di Laocoonte, in particolare la diffidenza di Laocoonte, che porta alla famosa frase nei confronti della macchina del cavallo di Troia, no? Che porta alla famosa frase timeo Danaes et dona ferentes. Allora, d'altra parte di filosofia non c'è traccia diretta, se non qui e là, sparsa ovviamente in modo sparso, e c'è un accenno, per esempio, quando Marquis cita Friedrich Dessauer, se non sbaglio, che non conoscevo e che mi interessa molto, e qui vorrei trovare la citazione che mi sono riportata, il quale dice sostanzialmente questo. Gli ingegneri, i tecnici devono studiare filosofia, devono acquisire una consapevolezza filosofica perché devono diventare coscienti di sé. Ah, eccolo lì. Ah, ecco. Ma si trovano ancora quelle. È un'opera del 1926, pubblicata a Francoforte, se non sbaglio, e io ho guardato un po' di quest'autore che non conoscevo, che effettivamente è un interessante anticipatore, ma tanti autori citati da Marquis sono di questo genere. Allora, ritornando a noi, lì si dice, a proposito della filosofia, che in fondo la filosofia è consapevolezza di sé, no? E quindi il tecnico deve diventare consapevole di sé, di quello che sta facendo, dell'importanza di ciò che sta facendo. Questo è ovviamente importante perché è ovvio, il tecnico non può smarrirsi nella sua creatività, nel suo ingegno, ma nel senso dell'ingegno, nel senso del genio, nel senso della diciamo, generatività delle sue produzioni, no? E quindi
questo è sicuramente importante ed è corretto, nel senso che si richiama all'antica idea socratica della vita pensata, no? Laddove sei consapevole, laddove lavori riflessivamente, direbbe un idealista tedesco, allora fai filosofia, no? Sei filosofo in qualche modo. Però questo toglie molto della forza del concetto di filosofia dell'ingegneria. Toglie molto perché non spiega davvero a che cosa servirebbe questa coscienza di sé. A volte noi sappiamo benissimo che meno siamo consapevoli di quel che stiamo facendo e meglio lo facciamo. Tipico quando il musicista pensa con attenzione ai movimenti delle sue mani sul pianoforte, non suona più. Mentre invece meno si pensa e meglio funziona. Quindi questa è chiaro che anche questo è un aspetto e non tutto, ma soprattutto è un aspetto che non è molto rilevante dal punto di vista della filosofia praticata da Marquis. E che cosa vuol dire allora filosofia in questo contesto? Allora, io chiarirei subito che i filosofi non sanno assolutamente che cosa sia la filosofia, questo è ovvio. E io non so, io andate nelle facoltà di filosofia e trovatene due che dicono la stessa cosa, difficilissimo. È uscito recentemente il manuale, un enorme manuale, ma una cosa gigantesca di migliaia di pagine, un Oxford Handbook of Philosophical Methodology, e nell'introduzione uno degli autori dice, ahimè, non c'è una metodologia filosofica. Quindi stiamo parlando semplicemente di una roba esplosa. In questo momento la filosofia, un po' come molte altre materie, se non forse quasi tutte, o perlomeno un po' come una parte di molte scienze e discipline, è un po' esplosa, nel senso che non si sa bene più, non ci si raccapezza più. E qui appunto abbiamo l'overload informativo. Ma quello che è interessante, che vorrei segnalare a proposito del metodo di Marquis, poi dal metodo passeremo al disegno, allora è che Marquis che cosa fa? Prende per esempio il concetto di macchina, lo smonta, lo rimonta e lo considera etimologicamente, genealogicamente, eccetera. Ora, Marquis probabilmente non ha seguito molto questo dibattito, che però insomma adesso è abbastanza noto, ma sicuramente qualcosa ne sa, nel libro non se ne parla. E questo dibattito riguarda il concetto di filosofia, l'idea di filosofia come, udite udite, ingegneria concettuale. Cioè si prendono i concetti, esattamente quello che fa Marquis, si prendono i concetti e ci si lavora sopra come se i concetti fossero macchine, dispositivi, no? E per concetti intendiamo i concetti parole, no? Tipo appunto, e in particolare se il nostro lavoro è filosoficamente, è di filosofia prima, per così dire, i concetti topic neutral, cioè quei concetti universalissimi, no? Allora, esattamente, se noi andiamo a vedere come lavora Marquis sulle sue parole, noi troviamo questa procedura. Ora, questa procedura è di gran moda in questo momento, ci sono un sacco di teorici che se ne occupano. Il primo a escogitarla, a pensarla in questi termini, a lanciare diciamo la label, l'etichetta, è stato Robert Brandom. In seguito se ne è parlato, altri l'hanno ripresa, altre varianti sono state lanciate per esempio da Intica, da Rescher, da Nicholas Rescher, altri filosofi. Adesso recentemente se ne occupano diversi filosofi, per esempio Katarina Dutil-Novaes o
Luciano Floridi, il nostro Luciano Floridi si occupa, ha scritto sull'ingegneria concettuale, ha proprio quest'idea molto forte di ingegneria concettuale. Il concetto di ingegneria concettuale, diciamo il programma di ingegneria concettuale nasce proprio in quegli anni che interessano parecchio a Marquis, cioè quegli anni delle prime espressioni della società, della riflessione sulla società informatizzata, cioè gli anni della cibernetica, no? E ancora prima con Heidegger, poco prima con Heidegger, perché Heidegger fa effettivamente una ingegneria concettuale a suo modo, nel senso che prende il concetto, fa l'analisi etimologica della parola, studia e poi ci lavora su con suo criterio, a volte in modo brutale, massacrando la storia della filosofia, comunque facendo un'operazione sicuramente da tanti punti di vista euristica. E uno dei primissimi teorici della filosofia come, tra virgolette, ingegneria concettuale è stato anche Gilles Deleuze, il quale sosteneva appunto che la filosofia è una creazione di concetti. Ora, in realtà, il concetto di ingegneria concettuale affrontato con il concetto di macchina e di ingegneria e di tecnica arte, con tutti questi concetti che Marquis presenta nel libro, potrebbe cambiare, potrebbe diventare davvero un'altra cosa. E che cosa diventerebbe poi in definitiva? Diventerebbe il lavoro sulle parole che da un lato ricostruisce il significato, e lo ricostruisce in termini con vari espedienti, in termini squisitamente genealogici o di storia dei concetti, se con la Begriffsgeschichte tedesca, oppure in termini di ricostruzione, decostruzione, cioè apertura del concetto e dissoluzione del suo significato, oppure in termini di ricostruzione, cioè riconfigurazione del concetto in modo che noi riconquistiamo la sua, come si dice, aboutness, cioè che cosa significa poi maledettamente questo concetto, no? Perché noi tutti parliamo di arte, causa, accidente, sostanza, essenza, parliamo di identità, verità, continuamente. Siamo sicuri di intenderci mentre parliamo di queste cose? E allora il lavoro del filosofo, diciamo il lavoro del filosofo soprattutto dell'ordinary language, è precisamente riavvicinarci al significato della parola e mettere d'accordo un po' la tradizione filosofica con il senso comune. Però ci sono anche altri modi di lavorare sul concetto. E ci sono, e in realtà il vero lavoro sul concetto è proprio un po' come fa, è quello che fa un po' Marquis, anche se non lo fa con tutte le tecniche filosofiche che oggi si usano, che sono in buona parte anche tecniche formali. Si lavora in un certo senso compiendo tutte queste operazioni insieme, cioè decostruzione, ricostruzione, ricostruzione storico-critica, no? E rilancio del concetto, facendone vedere le sue, diciamo, le sue risorse. E questo è molto importante, perché io, se ben ricordo, qua mi sono segnata la definizione di macchina, perché allora l'idea del concetto come macchina diventa una cosa molto, molto, cioè euristicamente molto significativa, perché io adesso citerò la definizione. Allora, per Bacco, se vedete,
L'ho scritto appunto sotto l'effetto dell'AstraZeneca. Se vuoi te la dico io. Sì, no, ma la voglio ritrovare, ma non è possibile, era importantissima. Ecco, ossia, artefatti, le macchine sono artefatti che consumando risorse, importante, alterano lo stato di un sistema. Deve essere così più o meno, poi non Sì, ci vedo bene. esatto. Ok, esatto. Sì, È esattissimo. estremamente importante applicare questa nozione al concetto di concetto, cioè a portare la nozione di macchina verso il concetto. E questo perché è estremamente importante? Proprio per quel lavoro che noi dobbiamo fare in un certo senso in quanto filosofi. E quel lavoro che noi dobbiamo fare è molto legato a ciò che si diceva prima, cioè il fatto che noi ci troviamo a un linguaggio esploso, a un pensiero che non si raccapezza più, in cui i parametri tradizionali sembrano non funzionare più. E quindi ci occorre questa, diciamo, questa creazione di concetti, sia creazione che ricostruzione, che decostruzione, ricostruzione e ripensamento anche storico dei concetti, è estremamente importante in questo momento. Ed è importante che questa zona, questa area della riflessione tecnica, che è un'area che è in un certo senso la responsabile, no? Dice Marquis in una maniera secondo me ineccepibile, io sono d'accordissima, che il vero secolo della tecnica è stato l'Ottocento, che il Novecento è stata piuttosto l'epoca, a parte l'epoca di disastri, guerre e olocausti, ma è stato l'epoca semmai dell'applicazione della tecnica al linguaggio e quindi della creazione di questa enorme cosa che è stata la rivoluzione informatica, digitale, eccetera. Quindi non c'è niente da fare. Se il centro del secolo, chiaramente la rivoluzione incomincia negli anni 50 più o meno, e poi però si sviluppa a una tale velocità che è come se tutto il secolo fosse pieno di quello, perché in qualche maniera anche la nascita dei totalitarismi, se ricordiamo, i totalitarismi sono nati dalla democratizzazione degli strumenti di comunicazione e di conoscenza, sono nati da quello. E quindi il grande secolo della democratizzazione e della democratizzazione attraverso immagini, forme, simboli, 0-1, cioè tutto l'insieme che noi conosciamo e che Marquis ricostruisce proprio in questo libro. Diciamo che quello che io apprezzo di questo libro, che è giusto a titolo sintetico, poi dico velocemente qualche punto e poi ho finito. Quello che apprezzo molto in questo libro è che oggi io più o meno mi occupo un po' di queste cose e le ipotesi sul nuovo modo di pensare, la nuova situazione, il nuovo, diciamo, tutto dobbiamo pensare in modo diverso, dobbiamo essere, siamo uomini diversi, il transumano, il postumano, che ne so, anche il bravissimo Floridi, peraltro, la rivoluzione digitale come una nuova antropologia. Ecco, questa, ipotesi che è tutto sommato legittimissima, perché noi abbiamo bisogno davvero di un nuovo linguaggio e di un nuovo pensiero, no? Questo è verissimo. Però il modo in cui è sviluppato in questo libro è veramente originale, nel senso che non trovo equivalenti, è originale anche in un certo senso disciplinatamente inventivo, cioè no, Marquis non è che spara delle cose senza giustificarle, ma semmai appunto le ipergiustifica qualche volta, ci mette dentro tante cose, però perlomeno uno non si trova di fronte a quelli che dicono: ah, noi siamo così perché le cose stanno così, ma un momento,
c'è il pensiero unico, c'è questo, c'è quest'altro, ma tutte queste strane cose da dove vengono? Io a volte rimango veramente sconcertata di fronte a queste ipotesi rivoluzionarie che poi a ben guardare non rivoluzionano molto. Concludo. Allora, secondo me il disegno di Marquis è questo. Adesso poi la domanda è, può funzionare? Vediamo. Va bene. Allora, prima di tutto l'inizio e la fine non sono casuali, nel senso che si abbracciano. Non è un caso che si comincia dall'arte tecnica, perché si comincia da un'ipotesi antropologica che è per l'appunto l'ipotesi chiave e secondo me l'ipotesi naturalisticamente più accreditata, cioè l'individuo, l'essere umano è fragile. E questa è l'idea di Prometeo, del mito di Prometeo, che non a caso Marquis mette all'inizio del libro, no? L'uomo era fragile e aveva bisogno quindi del fuoco e dei macchinari per usarlo, per farlo funzionare. E quindi lì comincia, no, il discorso sull'arte tecnica, sull'homo faber, eccetera. E quindi l'uomo come creatore di artefatti. C'è un'ipotesi molto interessante che è l'idea che l'uomo è un animale che ha una prematurazione specifica, cioè nasce molto fragile e prima di riuscire a uccidere una gazzella ci mette parecchi anni. Quindi il discorso è che l'uomo è un animale esosomatico. È l'unico animale che ha bisogno del esosoma, cioè di qualche cosa che stia al di fuori di sé e del proprio corpo. Questo è l'elemento che ci introduce pac di botto nella tecnica, nella questione della tecnica e nella questione. Quindi niente da fare, la tecnica è un destino perché è un destino evolutivo. Ma noi ce l'avevamo già fin da principio, perché senza tecnica probabilmente non esisteremmo come specie animale. Dopodiché arriviamo allora a questo esosoma, cioè a quello che sta fuori, cioè l'uomo cosa produce? E l'uomo produce artefatti, macchine, quindi questo abbiamo già successivamente parlato, abbastanza parlato, macchine, attenzioni, che non soltanto sono macchine che fanno quel lavoro lì, cioè consumano e ci danno un risultato, sono macchine che producono macchine. E queste macchine che e che producono attività macchinistica, per così dire, c'è in modo eminente il linguaggio, perché è la condizione prima della produzione di artefatti. E questo appare con Marquis non lo dice esattamente così, ma in tutto il suo discorso sulla creazione di immagini, segni, simboli, il suo interesse per la morfologia, il suo citare Goethe e la sua concezione morfologica della scienza, io vedo esattamente questa idea, no? Sostanzialmente. E questo è il secondo punto, quindi l'uomo fragile, gli artefatti macchine, tra gli artefatti anche le macchine che producono macchine. Terzo punto, queste macchine congegni hanno efficacia e determinismo, nel senso che uno crea la macchina, Marquis cita, se ben ricordo, Wittgenstein, quel passo di Wittgenstein nelle ricerche filosofiche in cui Wittgenstein dice che la caratteristica della macchina è che deve fare certe cose, però si potrebbe anche ipotizzare una macchina contingente che invece dice ogni tanto viola il principio e cambia, no? E dice invece di fare quel che deve fare ne fa un'altra cosa, no? Ma poi cita anche le macchine inutili di Bruno Munari e cita le macchine celibi, che non a caso è un concetto di Deleuze e Gattari,
e un concetto di derivazione psicanalitica, le macchine che non producono nulla, macchine che producono e riproducono se stesse, e tutto qui il discorso sull'autopoiesi che si collega appunto alla biocibernetica e alla cultura dell'epoca. E io vorrei citare però Marquis, e questo ti potrebbe servire, il concetto di macchina inadempiente, che è un concetto creato sulla base dello studio di un marchingegno antico, credo mi sembra del Cinquecento, da un artista su cui ha lavorato il poeta Luigi Ballerini. Quindi, e lui ha scritto una cosa molto interessante sulle macchine inadempienti. E queste macchine inadempienti quali sono? Sono macchine che promettono ma non mantengono. Macchine che promettono di fare certe cose ma non mantengono. Ci sono altri punti che vorrei trattare, ma ho parlato troppo a lungo, quindi vorrei concludere con queste macchine inadempienti, Marquis, ricordandoti una cosa, che una delle più celebri macchine inadempienti, parlando appunto di concetti topic neutral, è la macchina che chiamiamo verità. Ed è precisamente la promessa, il concetto di verità è precisamente la promessa di una nostra capacità di un perfetto accordo tra linguaggio pensiero e mondo, che però spessissimo è non mantenuta, è disattesa. Quindi diciamo che tutto il mio interesse, ho trovato affascinante questo libro proprio per questa possibilità di lavoro. I libri in realtà funzionano quando ti fanno pensare e ti fanno andare avanti sul tuo pensiero. E in effetti io ho trovato molto. Grazie. Franca, grazie. Sono tanti aspetti, scusami se intervengo qua. Tanti. Decidi tu se vuoi. È doveroso, non è una risposta, poi mi... Ma insomma commentare. Permetto alla fine di fare qualche commento. Ti ringrazio perché in realtà l'unica cosa che, ovviamente questo è un libro che come tutti i libri richiede, non appena lo hai dato alle stampe, non dico... Ma un secondo ripensamento, una seconda... Certo. Non rifare il libro, ma se vogliamo dirlo in questo modo. Io mi sono approcciato, certo, non c'è dentro la definizione né di filosofia né di ingegneria, perché la mia metafora, ecco, un concetto che purtroppo gli ingegneri hanno pochissimo nel loro zainetto di uso e di strumenti, io mi sono approcciato alla filosofia e alla storia del pensiero un pochino come quando io, nell'altra mia attività più teatrale, più istrionesca, faccio le autopsie di macchine. Io mi ritengo televisive. Approcciato da, virgolette, filosofo, filosofia come un notomista di concetti. Cioè uno che non ha ancora... Penso alla metafora dei primi anatomisti al tempo del Cinquecento, penso alla lezione di anatomia di Rembrandt, eccetera, eccetera, che non sapevano ancora bene cosa c'era. Quindi prendevano un cadavere, e io prendo un concetto, lo squarto, vedo di capire come funziona, poi cerco anche di ricomporlo, magari dico al costruttore di modelli in cera di riproporre questa ricostruzione perché qualcun altro possa capire quello che ho visto, ma che nel momento in cui io ho decostruito la realtà forse l'ho distrutta e non riesco più a ricostruirla nello stesso modo. Ecco, questo è un primo passaggio. Ti ringrazio per il concetto perché già solo adesso mi hai dato un elenco di spunti. Mi fermo. Ok. Grazie mille davvero, professoressa, è stato molto molto ampio e dettagliata la sua lettura. Direi che dopo i commenti del nostro Vittorio Marquis passiamo la parola al professor Masiero. Vediamo da un altro punto di vista quali considerazioni possiamo fare su questo piccolo dizionario filosofico. Eccomi.
Ciao a tutti. Io mi trovo un po' imbarazzato perché sono come uno che da tanto tempo non mangia e si trova davanti a un banchetto fantastico. Il primo banchetto mi è stato offerto dal libro, perché è pieno di buon vino, di primi straordinari, di coppie logiche sulle quali perdersi. E poi adesso si è aggiunto anche tutto ciò che ha messo in questo banchetto anche Franca D'Agostini. E rischio di perdermi, cioè mi trovo nella situazione di chi ha tanta fame da tanto tempo e ha davanti a sé talmente tante cose meravigliose che rischia di morire di fame, perché non sa quale scegliere. E allora vi pregherei di accettare, come dire, il fatto che mi muovo un po' random. Come chi ha tanta fame, cercherò qua e là di prendere questi favolosi cibi e di vedere cosa succede appena li gusto. E questo, come dire, mia disponibilità un po' bulimica ha bisogno di trovare un punto fermo, perché sennò veramente rischio che il labirinto mi perda, mi faccia perdere. E il punto fermo nasce dopo la lettura del libro, e sul quale, rispetto al quale, oltre ad essere affascinato, oltre a riconoscere l'intelligenza, la qualità, l'amicizia che mi lega non solo alla persona di Vittorio, ma anche al modo in cui lui da anni ci dà questi cibi straordinari, dovevo trovare un centro, capire perché mi lascio catturare. Certo, ho fame, quindi è inevitabile. Mi lascio catturare perché l'ho registrato come il sintomo di un passaggio d'epoca. Non esplicito, non arrogante, non presuntuoso, non da chi dice io adesso vi accompagno in un altro mondo, ma di chi in qualche maniera, manipolando quei cibi, mi sta dicendo che stanno cambiando molte cose. In che senso per me è un sintomo, è un cambio che allude a una dimensione più radicale di quanto noi riusciamo a immaginare? Forse questo è legato ai miei ultimi lavori, alle mie ultime ricerche e pubblicazioni. Come tu avevi detto, io sono accademicamente professore di storia dell'architettura, ma in realtà ho sempre insegnato storia dell'architettura come storia delle arti, come storia del pensiero filosofico, perché non capisci le arti se non capisci la filosofia, e così via. Ma non solo, ho sempre insegnato parallelamente storia delle tecniche, ed è lì il punto, come emergeva anche nell'ultima parte dei ragionamenti di Franca D'Agostini. E quindi questo libro mi tocca profondamente, ma e quindi è legittimo, la mia storia mi rende in qualche maniera in questo momento legittimo rispetto al discorso che vi farò. Ma partirei proprio da una parte che riguarda la mia stessa storia come professore dell'architettura. Vedete, c'è un momento nel quale, ed è nella seconda metà del Settecento, per motivi abbastanza filosofici, c'è di mezzo Baumgarten, c'è di mezzo Kant, c'è di mezzo sempre la filosofia, succede qualche cosa che è legato al passaggio dal modo di produzione artigianale al modo di produzione industriale, e che ha un corrispettivo immediato in alcune, come dire,
elaborazioni filosofiche che segnano la contemporaneità. Non voglio qui, per carità di Dio, entrare in merito a tutti i passaggi, però queste elaborazioni filosofiche, ripeto, il centro per me è fra Kant ed Hegel, porta a una serie di risultati immediati dal punto di vista dell'organizzazione dei saperi e dal punto di vista dell'organizzazione delle istituzioni che regolano questi saperi. Provo a spiegarmi in maniera banale. La cosa è più complicata di così, me ne scuso. Uno dei punti fondamentali dell'estetica kantiana, anche se secondo me non bisognerebbe parlare propriamente di estetica, ma di gnoseologia kantiana, è il fatto che l'opera d'arte in Kant compare come ohne Zweck, senza finalità, senza scopo. Cioè si assume l'idea che segnerà profondamente l'intera contemporaneità da allora in poi, che l'uomo è produttore di superfluità, che ciò che lo caratterizza, ciò che fa sì che quell'uomo sia un umano, è il fatto che produce cose inutili e che nemmeno una ragione naturalistica riesce a giustificarla, a giustificarle queste cose inutili. E queste cose inutili hanno una presenza immediata in una cosa che noi crediamo sia sempre esistita, ma che solo in quei pochi decenni viene elaborata nei modi in cui noi oggi la continuiamo a rielaborarla o a sentirla, a percepirla o a considerarla un valore, cioè l'opera d'arte. L'opera d'arte da allora compare come ciò che l'uomo fa per essere più umano dell'umano, tant'è che si inventa la figura del genio, che prima non esisteva l'idea del genio. E quel più umano dell'umano, che è un valore in più di tutto ciò che è necessario, appartiene all'ambito della superfluità. E il produttore di superfluità è esattamente l'uomo in quanto uomo. Qui vengono fuori tutta una serie di questioni affascinanti che ci costringerebbero, secondo me, anche a ripensare la storia, per esempio, dell'arte. Ma lasciamo perdere, sarebbe da parte mia presuntuoso. Però l'esito primo di questa questione, di questo passaggio, che ha una valenza antropologica, ma anche ontologica, è il fatto che lì nasce la differenza fra ingegneri e architetti. Cioè, fino a quel momento, uno diventava architetto perché faceva un percorso che non era legittimato da un'istituzione specifica, sarà la nascita poi dell'università a dare questa legittimità, e nascerà l'idea che l'architetto diventa architetto dentro alle accademie, mentre nasce un'altra figura che è l'ingegnere, che non verrà legittimato dalle accademie d'arte, cioè il luogo nel quale si elabora l'idea della superfluità o dell'opera d'arte come valore antropologicamente superiore. L'ingegnere andrà invece nei politecnici. Qual è la differenza che viene stabilita fra il compito dell'ingegnere e il compito dell'artista o dell'architetto che va dentro, che fa il proprio iter dentro l'accademia? Lì è molto interessante. All'ingegnere viene dato il compito di fare le cose utili, all'architetto di fare le cose inutili, quel superfluo che lo colloca nell'ambito dell'arte, mentre l'altro viene collocato nell'ambito, badate bene, non solo dell'utile, ma di ciò che è scientificamente comprovato. E qui succede una cosa della quale ogni volta che mi trovo a ripensare a questa faccenda, che è storicamente vera,
non me la sto inventando, mi chiedo come mai non ci abbiamo mai pensato a questa banalissima questione. Perché è così cruciale questa banalissima questione? Cioè il fatto che io organizzo nella mia società dei saperi, fra i saperi utili e i saperi inutili, fra i saperi determinati dalla scienza e i saperi determinati dall'arte, che da quel momento in poi salta uno dei principi dell'intero pensiero occidentale, che era già stato messo in discussione, questo lo so, per carità di Dio, che è il fatto che esista un'unica verità. Perché da quel momento in poi noi ci ritroveremo a dover accettare, e lo faremo dolorosamente, dolorosamente, ma dovremmo accettarlo, il fatto che esista una differenza fra la verità scientifica e la verità artistica. Cioè dovremmo accettare che l'arte e la scienza siano sorelle nemiche. Certo, chi sa, chi ha percorso la storia del pensiero e la storia delle arti, sa benissimo che fra 8 e 900 molti hanno tentato di non accettare questa separazione, ma era istituzionalmente determinata ed era epistemologicamente determinata ed è determinata dal passaggio gnoseologico che fa Kant e subito dopo radicalizzato da Hegel con la sua estetica. E allora io sono l'esito di coloro che sono andati nelle accademie d'arte a fare cose inutili per diventare famosi e il mio amico Vittorio è l'esito alla lunga di chi aveva il compito di fare solo i capannoni, i ponti e ciò che sta in piedi calcolando con gli strumenti della scienza fisica e così via. Ma è possibile che esistano due verità, tutte e due vere? Per Aristotele questo sarebbe stato, ma anche per Tommaso d'Aquino sarebbe stata una cosa assolutamente impensabile. Eppure noi ci siamo trovati dentro. Non solo ci siamo trovati dentro, ma questo ci ha reso molto potenti. Ci ha reso più astuti dell'esistente. Ci ha dato uno strumento in più di possesso dell'esistenza, nel possesso dell'esistenza. E gli ingegneri fanno bene a calcolare, ma non a pensare. Ma anche gli artisti fanno bene a fare l'inutile. Ma mica è il loro compito pensare più di tanto, anzi, per carità di Dio, il pensiero non viene legato a nessuno. Ma lì succede anche un'altra questione, che per un certo verso si comincia anche a ritenere che chi deteneva storicamente, dal momento in cui è nata la filosofia, come dire, un primato rispetto a argomentare le argomentazioni, a controllare i pensieri o a dire il dire, insomma, a governare il logos, da quel momento in poi si ritrova a dover, con uno strano percorso fino a metà del Novecento, a dover pensare a sua volta come la materia prima che gli si concede, cioè il pensare, dovesse diventare, come quello dell'ingegnere o quello dell'artista e quello di tutti gli altri saperi, un sapere specialistico. Cioè quello che vi sto dicendo è che da allora in poi l'intera organizzazione sociale si è basata sulla divisione sociale del lavoro, per dirla con Marx, ma soprattutto sulla divisione sociale dei saperi, sull'organizzazione burocratica dei saperi, su quelle che poi la fenomenologia chiamerà le ontologie regionali, che significa da una certa che ha messo in crisi tutta la fenomenologia, questa questione delle ontologie regionali, ma che dal punto di vista banale significa tu devi parlare solo ciò di cui sai.
perché tanto il comando del sistema non appartiene ai saperi, ma appartiene alla volontà. Vedete, se dovessi costruire una metafora, ma è solo una metafora, non mi sognerei mai di scriverlo, questo è ciò che ha costretto Nietzsche, queste due cose hanno costretto Nietzsche a baciare cavalli a Torino e ad andare poi in ospedale psichiatrico a Basilea. Cioè il fatto che i valori non possono essere prodotti, ma o sono o non sono, il fatto che non possono esistere due verità, a meno che questo non dia come risultato semplicemente la volontà per la volontà, cioè quella che lui ha chiamato la volontà di potenza. Siamo ancora dentro a quel meccanismo? Questa è la domanda. Cioè siamo dentro all'orizzonte burocratico dei saperi divisi? Alla gestione dei sistemi produttivi basati sulle gerarchie? Siamo ancora dentro alla macchina o è accaduto qualcosa? Ecco, il libro, ma anche i dialoghi che io faccio continuamente con Vittorio e non solo con Vittorio, mi dicono che quello, che quella dicotomia, che quel paradosso, che quel problema si è scardinato. Si è scardinato. Si è scardinato da tutte le parti, dentro ai saperi. Pensate alla grande crisi dei saperi alla fine dell'Ottocento. Cioè quando un personaggio come Frege scrive circa 500 pagine, non sto scherzando, attorno alla domanda che cos'è il numero uno? Più messa in discussione delle proprio, come dire, dei propri statuti, dei propri saperi di una domanda come questa, ma non lo so. E allora il fatto che un ingegnere che ha tutte le sapienze e la storia di quel mondo, anche di questa contraddizione, oggi faccia un libro come questo, mi fa aprire il cuore. Mi dà veramente una grande speranza. Anche se e poi ci sono i sintomi di questo, di questi scollamenti che diventano per Vittorio degli spazi concettuali che si aprono come spazi di libertà, ma anche di possibilità. Non di verità, di condizioni di possibilità. E poi farò in modo di segnalare i meccanismi che sono impliciti a questa mia sensazione sul libro di Vittorio. Però, vedete, il fatto che il libro di Vittorio mi faccia percepire che c'è questo spazio di libertà non mi fa dire, oh che bello, finalmente ce l'abbiamo fatta. Perché quando avviene un passaggio da un sistema ad un altro, da un ecosistema ad un altro, si presentano sia le possibilità di libertà, apertura o di costruzione di mondi nuovi, ma sia anche pericoli altissimi. E noi siamo, secondo me, in questa fase. E allora c'è bisogno di chi apre queste condizioni, cioè di chi, sapendo perfettamente che cos'è l'ingegneria, parla al filosofo, ma non per fare il filosofo, ma perché ridà al linguaggio lo spazio che compete al linguaggio, cioè lo spazio della relazione sociale implicita al linguaggio e non solo quello della legittimità dei saperi specialistici. Vedete, noi forse non ci siamo ancora resi conto che nel 1931 un signore che si chiamava Gödel ha detto e dimostrato che la matematica non è perfetta, è per propria natura imprecisa.
E noi continuiamo invece a pensare, sbagliando, che tutti gli strumenti che noi utilizziamo da allora, no, da sempre, siano per propria natura legati alla matematica e ovviamente alla geometria e alla fisica, siano veritativi in quanto procedure controllate dalla matematica, quando invece dal principio di Gödel nasce la macchina universale di Turing e nasce ciò attraverso il quale noi oggi in questo momento stiamo comunicando. Che non è vero che sta comunicando ciò che è assolutamente iperdeterminato, come purtroppo dicono molti anche fra i filosofi che si interessano del digitale oggi. Non capendo assolutamente né Gödel, né Turing, né Shannon, né Wiener. Cioè che la dinamica che si è aperta non è quella della precisione né della perfezione, ma per dirla con Deleuze, della differenza. E che non è vero che nella differenza tu non possa mettere in atto di meccanismi che ti permettono il controllo della realtà come i meccanismi di previsione. Solo che non puoi più assumerli né come universali né come trascendentali. Cioè devi accettare fino in fondo quello che è evidente nella cosmogonia del nostro tempo, cioè la quantistica. Dobbiamo introiettare, perché non esiste una visione del mondo senza una cosmogonia, anche quando la cosmogonia è falsa. Ma al di là del fatto che io ritengo che la quantistica non abbia il problema del vero e del falso, noi di quella cosmogonia abbiamo bisogno. E quella cosmogonia dice che gli enti sono stati di relazione e che perfino lo spazio e il tempo è uno stato di relazione e non è un assoluto trascendentale. Non lo è. Altrimenti non è spiegabile l'entanglement. Non è spiegabile quasi tutta la quantistica. E allora Vittorio, che da ingegnere apre lo spazio della comprensione, dopo vi dirò perché dico lo spazio della comprensione, non solo perché legge libri di filosofia o legge libri di poesia, no, ma anche per altri motivi, è il segnale che si è aperto a questa condizione e che tutti noi dobbiamo governarla, perché può essere pericolosissima, ma può essere contemporaneamente il luogo, se governato, di una emancipazione collettiva. È un passaggio che non riguarda solo le tecniche, non riguarda solo le tecniche, perché la cosa che a questo punto noi siamo costretti a capire, e qui mi rivolgo, come dire, a Vittorio e ai dialoghi che facciamo costantemente, è che la macchina o le macchine non risolvono il problema della tecnica, mentre noi abbiamo continuato a pensare che la tecnica siano le macchine. Non è vero. La tecnica è il nostro cervello, la tecnica è la nostra mano, la mano pensa. E non lo dico io, lo dice Merleau-Ponty quando va nello studio di Matisse, riprende i gesti di Matisse, li riproietta al rallentatore e scrive: la mano di Matisse pensa. Il pensiero è fisiologico, è materiale, non è immateriale. È biologico. E l'evidenza di questa cosa ci viene dalle nanotecnologie, dagli studi sul DNA, dal tutto il sistema della sensoristica che oggi a livello planetario controlla non solo ciò che per noi è evidente, cioè ciò che appartiene ai nostri sensi,
oggi la sensoristica registra fenomeni che non appartengono ai sensi degli umani. È semplice. Qualcuno ha studiato come i neurosistemi dei vermi funzionano sottoterra e fa dei sensori che operano come i vermi. Ed è già in atto e non è contro per la natura. E questo spazio va aperto con operazioni anche come quelle di Vittorio. Non è un caso, e qui chiudo perché sennò la mia passione su questo argomento e sul libro di Vittorio, che serve a liberare gli spazi del pensiero, perché ne abbiamo bisogno tutti. Serve a liberare i vincoli delle discipline. Serve ad aprire, come dire, il superamento dei saperi politecnici. Non per negare gli specialismi, badate bene, non è quello il problema, ma per ricostituire gli orizzonti di decisione e di senso. Vedete, le due cose che sono non solo il sintomo del sintomo, cioè questo è un libro per me importante, per la reazione che io ho avuto, per le cose che ho imparato, ma questo va, io imparo anche da cose, come dire, o imparo sempre o non mi diverto, quindi alle volte imparo da libri pessimi. No? Ma qui no, non è così, qui si è aperto qualcosa. C'è una svestizione di un ruolo che ha 200 anni che si apre ad un altro mondo. E volete che vi dica dov'è la svestizione che secondo me è catartica? Primo, è una cosa che aveva rilevato anche Franca D'Agostini. Le coppie, solo alcune coppie sono ordinate, cioè sono binarie, cioè operano nella logica tradizionale, bello brutto, buono cattivo. No, non è così. C'è sempre, tendenzialmente c'è uno scardinamento del sistema duale. Ed è in quel sistema duale che allora si insinua l'intelligenza di Vittorio. Ma si deve insinuare non solo l'intelligenza di Vittorio, ma anche la nostra intelligenza. E secondo punto, che è dimostrativo di questa apertura di uno spazio del possibile e dell'intelligenza, è il motivo per il quale alla fine di ognuna di queste coppie Vittorio mette un suo disegnino. Secondo voi quel disegnino è semplicemente un vezzo pseudo-artistico di un ingegnere frustrato che avrebbe voluto da piccolo fare l'Accademia delle Belle Arti e mamma e papà gli hanno detto no, perché gli artisti sono tutti dei Racinè e poi mangiano le orecchie agli amici? Eh? E poi chissà, sai, caro Vittorio, gli artisti diventano ricchi solo quando muoiono, diventano famosi solo dopo morte. Chi te lo fa fare? Fai l'ingegnere. È per questo che Vittorio fa i disegnini? No, non è per questo. Guardateli quei disegnini. Sono elaborazioni concettuali. È il pensiero che, lavorando sull'immagine, costruisce pensiero. Non costruisce rappresentazione del mondo, costruisce il mondo. E in questo legame fra la parola e il disegno, fra le parole che entrano non in conflitto, ma in apertura uno con l'altra, che questo libro diventa veramente, veramente prezioso per tutti noi. Sono stato nel tempo? Ho finito. Perfetto, assolutamente perfetto. Io ringrazio anche Roberto Masiero, una lettura... anche questa molto appassionata, per la verità, con piena ricchissima di spunti. Non so se Vittorio vuole reagire subito oppure vi pongo una domanda che ci viene dal pubblico. Soltanto domanda... intervenire velocissimamente, solo per dare una chiave di lettura. No, ma tranquillamente, anche non velocemente. No, ringrazio Roberto Masiero per questo... Oltre a aver ringraziato a
doverosamente Franca D'Agostini, per cui ripeto sempre, non c'è così precedenza di uno sull'altra o l'altra sull'uno. Due aspetti completamente diversi. Volevo solamente ricordarvi che proprio questo gioco contro il dualismo, contro la dicotomia, mi viene, questa può essere una nota che forse non è emersa, ma che è nascosta tra le righe, eccetera, eccetera, mi viene da aver frequentato alcune conferenze nel lontano 1997 a Parigi di François Julien. Ah beh, certo, il tra. Il quale mi ha abituato a pensare non all'opposizione, ma allo scarto. Allo scarto. Che è uno di quei motivi, è un cuneo che si insinua nel nostro pensiero rigorosamente dualistico, bene, male, giusto, sbagliato, infinito, finito, eccetera, eccetera, ma che forse in maniera più orientale, più cinese, mi fa vedere che non esistono le due realtà. Ecco, questa è una spiegazione che mi è dovuta e di ringraziamento a François Julien, perché durante quel periodo in cui io avevo fatto un ciclo di lezioni, insegnato per un semestre a Parigi, ho avuto il grande vantaggio di poterlo seguire. Era appena uscito sull'efficacité, era appena uscito e lui aveva fatto una serie in Boulevard Raspail, una serie di conferenze appunto sull'argomento. Quindi questo è un dovere di riconoscenza verso una persona che mi ha dato molto nel capire le cose. Vedi, Vittorio, scusami, non è un caso. L'edizione no. italiana della Lectio Magistralis fatta da Julien su il tra, appunto, su questo tema, no? Pubblicata dalla Mimesis, alla mia introduzione, non è un caso. Non è un caso. Ecco, però, indipendentemente da questo, certamente, qui mi fermo per aspetto. I doverosi appunti e le questioni del pubblico sono molto più importanti di quello che posso anche andare io a dire, è questo. E qui riporterei veramente quella mia definizione, che forse è l'unica cosa veramente originale che ho messo, perché è quella che io ormai ho insegnato ai miei allievi nei vari corsi, della definizione di macchina come artefatto. La macchina ha tre, il concetto di macchina ha tre ingredienti. Deve essere un artefatto, ci deve essere una risorsa, ci deve essere un sistema che viene mutato nel suo stato. Le variabili di stato sono le variabili del modo di essere. Stato, io lo ripeto sempre, participio passato del verbo essere. Non è un'entità strana, ma è qualcosa di molto concreto. Ecco, ma questa macchina non esiste. Se non esiste, se non c'è una realtà, e qui mi rifaccio a quello che diceva poc'anzi Roberto Masiero, una biologia che la è in questo senso un'entità pensante, che non solo l'ha costruita, ma la utilizza, la giudica e ne può fare sia uno strumento di utile, sia uno strumento di bello, perché sono tutte e due esattamente nello stesso istante. Per cui in realtà, quando io definisco una macchina celibe, una macchina inutile di Munari, non faccio altro che dare un mio giudizio a che cosa può essere la macchina in una certa situazione. Pensiamo soltanto quando io prendo un microscopio, una di quelle bellissime macchine, quegli strumenti scientifici del Settecento che hanno svolto dei passi fondamentali nello sviluppo della scienza e li faccio diventare dei ninnoli da mettere sul mio camino. La stessa realtà fisica, lo stesso artefatto che può consumare una risorsa anche oggi e che modifica lo stato di un sistema, in un caso è utile, nell'altro caso è bello. Perché? Perché c'è un'entità pensante che ne dà la finalità, che la attualizza in quello stato di relazione, che è quell'aspetto fondamentale che ci deve porre di fronte alla realtà della tecnica. E poi lo sappiamo tutti, e qui veramente concludo,
che la tecnica non risolve i problemi della tecnica. Della tecnica. Lo dico in maniera completa. Per concludere, questo libro che cerco di far vedere, spero di farlo vedere qua, che io avevo trovato già da tanto tempo, è il Dessauer, Filosofia della tecnica degli anni 20, pubblicato in Italia. Attenzione, e questo secondo me è rilevante, bisogna pensare che è una presentazione. Chi lo presenta? Il professor ingegner Arturo D'Annunzio, professore di scienza delle costruzioni Regio Politecnico di Milano. E questo deve far pensare la casa editrice La Morcelliana di Brescia, una casa molto attenta da sempre ai problemi, oserei dire, filosofici e teologici quasi, che pubblica questa Filosofia della tecnica, che viene presentata da un professore di scienza delle costruzioni. E qui mi sarebbe piaciuto, e lo dico con veramente con grande tristezza, che in questo discorso ci fosse l'amico comune Edoardo Benvenuto, perché il passaggio da Arturo D'Annunzio a Edoardo Benvenuto è doveroso. A te Sergio. Molto, molto bello anche il riferimento. Avevo intravisto il nome di Arturo D'Annunzio e mi aveva colpito molto, non lo conoscevo il libro e invece la presenza di D'Annunzio mi ha incuriosito. Il passaggio su Edoardo Benvenuto è davvero, lo pensavo prima, tra me e me è un po' un convitato di pietra, Edoardo Benvenuto, ogni volta che si ragiona su questi termini, è un maestro scomparso troppo presto. Volevo, se Vittorio non vuole commentare oltre le parole dei nostri amici, volevo riportarvi, perché è una domanda di, credo, grande complessità, quindi richiederà e richiede la partecipazione di tutti e tre, quindi ve la lascio, così come il nostro Giovanni, senza cognome, cioè solo Giovanni, ce la riporta. Ve la leggo. Grazie mille per gli splendidi spunti di riflessione che avete proposto. A Giovanni piacerebbe sapere, secondo voi, quali possono essere le responsabilità collettive, soprattutto parlando in termini di Ateneo. La riporta all'interno delle università, tutti noi lavoriamo all'interno di università, per poter approcciare con maggior consapevolezza le sfide su più piani e più livelli che dovremo affrontare in futuro. Mi vengono in mente le NBIC, Technologies, Nanotech, Biotech, Informatic, Cognitive, che per essere approcciate con criterio richiederanno ampi sguardi e molteplici approcci, coinvolgendo il pensiero umanistico tanto quanto quello scientifico. Cosa può fare un'università in merito? Come può, se può farlo, organizzarsi? E poi chiede una cosa, secondo me molto bella, è una bella idea che devo conservare per le prossime presentazioni di libri. Potreste consigliarci una lettura a testa su questo tema? Trovo molto originale e bello che si pensi che da una presentazione di un libro si possa andare via avendo, come dire, ricevuto il suggerimento non solo di leggere il libro in questione, quello probabilmente è arrivato, ma di fare un passo in più. Mi pare una cosa bella. Chi reagisce per primo alla possibilità che i nostri Atenei hanno di, come dire, fornire o elaborare, forse questo è ancora più complesso, dei saperi che possano aiutare in questo connubio di cui si sente parlare, sentivamo prima il professor Masiero, si sente parlare da non proprio da ieri, ecco, insomma, tra architetti, ingegneri, scienze umane e così via. Già voi tre siete un buon campione, naturalmente, perché Vittorio Marchis insegna in un Politecnico, Franca D'Agostini insegna invece in un'università statale e Roberto Masiera ha insegnato in una università molto speciale dove l'architettura era protagonista assoluta. No, è protagonista assoluta, ovviamente. E chi vuole raccogliere la sfida per primo? Mi pare una bellissima sfida. Anche a me pare una bellissima sfida. È una domanda cruciale, importantissima. Importantissima. Premesso che nel discorso che facevo prima, legato al modo di produzione industriale,
l'università ha avuto la funzione di scheletro dell'intero sistema, cioè permetteva la produzione di classe dirigente, perché il modo di produzione industriale si attiva dopo che, che c'è la rivoluzione francese e quindi è stata tagliata la testa al re e quindi è stata tagliata la testa alla nobiltà e la formazione della classe dirigente non ha più un sistema familiare. Quindi bisognava formare la classe dirigente, sia quella politica sia quella industriale, perché l'industria che funziona secondo sistemi gerarchici e burocratici pianificati aveva bisogno della classe dirigente. Dove la si forma? Nell'università. Altro punto fondamentale al ruolo dell'università, la ricerca. Perché la ricerca? Perché tutto il settore innovativo dell'industria aveva non poteva, per vari motivi, e non è un aspetto semplicemente non aveva i soldi, ma non poteva finanziare e governare la ricerca. E quindi deve formarsi un luogo dove fai la ricerca. Per esempio, se devi risolvere il problema di come un treno funziona nelle rotaie e scopri che non puoi andare, non puoi fare le curve perché non hai del materiale, cioè del metallo che resista alla rototraslazione, devi studiare chimica e fisica per fare dei metalli che ti risolvano quel problema, per fare un esempio banale. Quindi, secondo funzione, no? E l'altro è le professioni. Doveva legittimare le professioni. Legittimare le professioni è che solo dopo l'organizzazione dell'università così come la conosciamo adesso, quindi dopo la fine del Settecento, primi Ottocento, in particolare in ambienti vari, ma insomma lasciamo perdere, nascono gli esami di Stato, cioè lo Stato decide cosa tu devi sapere per poter firmare legittimamente qualcosa, medicina, ingegneria, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono le tre funzioni che hanno retto il sistema. Quindi l'università era il luogo fondamentale del sistema, d'accordo? Formava la classe politica, la classe dirigente, i saperi specialistici, cioè le professioni, governava le professioni e governava la ricerca. Allora, facciamoci questa semplice domanda. Da quanti anni la classe dirigente non si forma più nell'università? Da quanti anni si sta dibattendo sul valore legale del titolo di studio? E quanti paesi hanno eliminato il valore legale del titolo di studio? E siamo così certi che l'università sia il luogo oggi della ricerca? No. Certo, è anche un luogo, in alcuni casi sì, in altri no, ma il luogo della ricerca ha una diffusione completamente diversa. Ebbene, noi abbiamo delle università che sembrano ancora costituite, organizzate, secondo un principio sostanzialmente ottocentesco. Se non superiamo questo, l'università perderà la sua funzione cruciale. Mai come oggi abbiamo bisogno di università, mai come oggi l'università è inutile, così com'è, così com'è. E allora bisognerebbe cominciare a ragionare su l'eliminazione reale del titolo di studio, ripensare i valori sui quali tu costruisci l'informazione, la comunicazione e distribuisci i saperi. Il problema di come questi saperi si intrecciano non più dentro un sistema di separazione teoria e prassi per diventare innovativi e per garantire lo sviluppo. Questo è il ragionamento sul quale l'intero corpus universitario dovrebbe muoversi. Superare teoria e prassi, rivedere i valori sociali sui quali i saperi vengono diffusi, rimettere in discussione il rapporto con le professioni, anche perché nel frattempo le professioni sono completamente cambiate, la ricerca è quello che è e così via. Questo, secondo me, è il grande problema ed è il superamento dei saperi politecnici.
non il superamento degli specialismi, state ben attenti, il superamento dei saperi politecnici. Faccio un esempio, poi chiudo. Siccome sto studiando il modo di produzione industriale ormai da 4 anni, quindi vado a verificare come le aziende nel settore del digitale si muovono, vi racconto uno dei dati più stupefacenti che sto pubblicando nel mio prossimo libro, di questa indagine. Nelle grandi aziende che operano nel digitale, si utilizza un sistema ad hackathon, cioè le grandi aziende vuol dire Amazon, vuol dire Google, eccetera. Si dà a tutti i componenti che operano, a tutti gli operatori che operano nell'azienda, un tempo libero pagato, e il compito che viene dato nel momento in cui le aziende pagano è questo: per cortesia, voi usate il tempo libero, cioè non fate la prestazione di servizio per la quale avete il salario, ma siete liberi di pensare quello che volete attorno a 2 argomenti. Argomento numero 1: come migliorare la vostra prestazione. Ok? E questa è una tecnica di governance industriale che è in atto dagli anni 80, incominciata in Giappone, poi copiata dagli americani, eccetera. La seconda è molto più interessante. A tutti chiedono che cosa pensate voi sia da cambiare nell'intera organizzazione dell'azienda e perfino nei suoi prodotti. Cioè, una domanda che puoi fare all'apice del sistema decisionale, cioè lo fai ai manager, al management. Invece viene fatto a tutti. Dopodiché si fa l'hackathon. L'hackathon si chiama un'azienda esterna all'azienda stessa. Importante, non è il management che fa l'indagine, che organizza l'hackathon. L'hackathon significa costruire dei tavoli nei quali tu chiami tutti e fai dialogare. Questa azienda esterna ha 2 compiti. Primo, rilevare tutto ciò che emerge, idee, fatti, problemi, questioni, registrarle, e nel caso il tavolo si blocchi per motivi anche personali, conflitti, eccetera, muovere il tavolo in modo che interagisca. Ebbene, i dati che io ho in mano è che il 76% delle soluzioni dei problemi specifici e generali dell'azienda sono risolti da soggetti non competenti. Ci sono delle pubblicazioni di questi ambienti che parlano, come dire, di saperi, di visioni laterali, lo sguardo laterale. Cioè lo sguardo laterale che, non essendo implicato, riesce a vedere ciò che invece chi è implicato non vede. Questo significa che allora devi formare soggetti non implicati? No, devi formare sia la capacità di essere implicato, cioè di essere altamente specialistico, perché le nostre tecnologie hanno completamente bisogno di questa dimensione, sia dello sguardo laterale. Noi lo sguardo laterale non lo insegniamo. E non è un problema, badate bene, di umanistiche o scientifiche. Non si può continuare con questa storia che vi ho già detto prima, è un errore fondamentale delle due verità o delle sorelle nemiche. Non è quello il problema. Edoardo Benvenuto era il maggior teologo italiano della fine del Novecento ed era uno straordinario tecnologo. E mai si sarebbe sognato di dire che allora devo affidarmi agli umanisti. Nelle grandi aziende, nella selezione del personale, il problema non è, non selezionano per specialismi. E le valutazioni attitudinali non sono basate sugli specialismi, perché le grandi aziende sanno benissimo che li formi durante il processo, cioè mettendoli dentro il processo. E lo sanno perfettamente, è nei programmi delle aziende. Se andate a vedere come selezionano, vedrete che selezionano in questo modo. Si deve dipendere da loro? No. Il mondo accademico deve inchinarsi? No. Ma non tener conto di queste dinamiche è un suicidio collettivo nel quale siamo immersi purtroppo da molto tempo.
Verissimo, commentavo a microfono spento, ma lo ripeto a microfono aperto. Non so se la professoressa D'Agostini vuole aggiungere qualcosa. Direi che l'analisi sul piano descrittivo di Roberto Masiero è assolutamente ineccepibile. Forse allora il ragazzo chiede, innanzitutto chiede la pone la domanda della responsabilità, no? E poi dice, la sua seconda domanda è che fare, no? Quindi che fare? Alla domanda della responsabilità io non credo che si possa più rispondere parlando che, cioè, è sicuramente l'origine è sicuramente una certa burocratizzazione e un fraintendimento di framework, di cornice che ha guidato la gestione dei saperi, no? Per cui è sicuramente vero che il che fare in termini così immediati, verrebbe da dire, è quello che noi dovremmo volere, una svolta culturale, cioè qualche cosa di che è più o meno quello che configura, io così interpreto, così lo interpreta, la proposta di Roberto Masiero. Il problema è che questa svolta culturale non si può fare. Cioè, l'ipotesi che io avanzavo è che la malattia, il livello, diciamo, di disordine e quindi l'impossibilità di applicare qualunque principio di arginamento del disordine è elevatissimo e si può parlare di esplosione dei saperi, di una forma di esplosione dei saperi proprio del sapere democratizzato, proprio nel senso in cui i logici intendono il termine. Il principio di esplosione in logica è quel che avviene a un sistema quando tutto diventa vero, no? Tutto diventa dimostrabile. E questo avviene di solito a causa diciamo di quello che chiameremmo politicamente una forma deviata di liberalismo, quindi una democratizzazione diciamo disorganizzata della conoscenza genera ovviamente esplosione, quindi tutto diventa possibilmente vero. Quello che dice Masiero però è vero, perché la esplosione è causata più che altro dalla falsa rigorizzazione che è stata messa in piedi, nel senso che obiettivamente ci sono dei processi, per esempio per limitare l'avanzata della democratizzazione e i suoi effetti obiettivamente deleteri e quindi riguadagnare al concetto di verità le sue capacità esclusive, per cui alla fine io posso dire per Bacco questo non è vero, no? È quell'operazione lì che ci serviva una volta, no? Che noi andavamo lì e dicevamo no, un attimo, questo non è vero, e quelle sono le proprietà esclusive del concetto di verità, che si sono smarrite, no? Alcuni parlano di post-truth, però insomma in modi molto diversi, eccetera. Quindi no, il punto piuttosto è che di fronte a questo processo di esplosione dei saperi che già si annunciava alla fine dell'Ottocento, no? Perché Diltai negli ultimi decenni dell'Ottocento diceva il mondo sta andando incontro a una incontrollabile anarchia intellettuale, e lo diceva proprio in considerazione di una specializzazione selvaggia che non si riusciva già allora a controllare, no? E quindi è proprio la rigorizzazione dei saperi, che è il tentativo di riguadagnare il principio di esclusione, per cui, come diceva anche Masiero, parli solo di quella regione ontologica che conosci, no? Cioè quella zona lì, puoi parlare solo di quello. Ebbene, questa rigorizzazione
ha creato un enorme caos. Come sempre avviene, la soluzione ha creato il problema. E quindi l'enorme caos associato e quindi a una gestione sbagliata del liberalismo democratico, diciamo del liberalismo epistemico, cioè della libertà di esprimersi, parlare, ricercare e dire, ha generato questa situazione. Questa situazione come si cambia? Io personalmente ho fatto delle proposte cercando un po' l'alleanza dei giuristi e degli scienziati della politica, perché abbiamo scritto una serie di lavori, adesso recentemente è uscito anche un articolo su una rivista inglese sui diritti legati alla verità, no? Però i diritti legati alla verità, che sono poi il diritto che tutti noi abbiamo, no? E quindi la responsabilità che tutti noi abbiamo, cioè il dovere di salvaguardare questi diritti per i ragazzi come Giovanni, che appunto non hanno più la funzione di esclusione e non la possono avere, no? Perché in fondo non l'abbiamo neanche noi, non l'hanno neanche le istituzioni dell'università, no? E quindi noi ci troviamo, se noi adottiamo questa metafora dell'esplosione, che poi in realtà è un concetto molto tecnico, noi ci troviamo di fronte a una situazione di questo tipo. Come riguadagniamo la capacità di un'esclusione che non è l'esclusione cattiva, secondo cui appunto l'esclusione dei famosi dualismi di cui si parlava, no? Non è quella l'esclusione del vero falso, per esempio, quando tutti quanti sanno che la verità è 0, 1 e in mezzo c'è un'infinità di roba, 0 falso, 1 vero, e in mezzo c'è l'infinità del fasi, della probabilità, 0,2, 3, 4, 5, eccetera. Quindi tutti lo sanno ormai, tutti. Dentro di noi tutti sappiamo questo, dentro di noi sappiamo tutti che la questione del bene è una questione estremamente raffinata e anche autodistruttiva a volte, perché comunque ognuno sa il concetto di bene viene usato per produrre gran male, no? Il concetto di giustizia per produrre ingiustizia, il concetto di verità per creare enormi sistemi di falsità. Quindi tutti questi, ecco, ritornando al nostro discorso sul libro di Marquis, cosa possiamo fare? Ciascuno di noi, secondo me, deve diventare un po' filosofo, nel senso, ma non filosofo professionale, nel senso deve, e questo noi abbiamo il diritto di chiedere questo alle istituzioni, noi tutti, anche noi che lavoriamo in università in vario modo, no? Tutti noi abbiamo il diritto di chiedere ed esigere, anzi, un'educazione filosofica, nel senso che abbiamo bisogno effettivamente di riconquistare i nostri rapporti con il linguaggio, con quel linguaggio super concettuale che è la struttura di base della nostra vita e della nostra conoscenza, di riuscire di nuovo a discutere e parlare senza questo caos terribile in cui tutti hanno, tra virgolette, opinioni, quando Kant diceva chiaramente: per favore, sbarazziamoci delle opinioni. Le opinioni sono la cosa più stupida della terra, no? E quello che diceva Kant è: io ho la più suprema indifferenza nei confronti delle opinioni mie e altrui. Questo dovremmo cominciare a coltivare, no? E questo è l'insegnamento filosofico fondamentale.
io credo che a livello istituzionale, allora guarda, mentre parlava Masiero mi venivano in mente e mi dicevo già tutto questo è verissimo, cosa facciamo? Allora, individualmente secondo me poco niente, forse persone che hanno più potere di me, anche accademico, possono fare di più, ma io sicuramente posso fare poco dal punto di vista istituzionale. Quello che posso fare è parlare, dire, scrivere, però anche parlare, dire, scrivere in un contesto esploso non è che serva molto, effettivamente. La seconda, uno dice, collettivamente forse possiamo cominciare a fare qualcosa, forse sì, le promesse dei rivoluzionari ci sono ancora, circolano ancora nella nostra testa, quindi forse una buona collettività politica riesce ancora a fare qualcosa, non lo so, non saprei dire. Istituzionalmente molto poco o quasi niente, perché sono un po', è una questione, come si diceva una volta, è una questione di fondamenti. E fino a quando noi continuiamo a pensare, e questo scusatemi, voi siete ammiratori di Julien, ma io non tanto, fino a quando continuiamo a pensare che i fondamenti non li dobbiamo gestire noi con la nostra testa perché il nostro sapere occidentale è sbagliato quindi i fondamenti sono di natura mitica o religiosa oppure sono mero processo senza finalità o cose di questo genere. Se noi continuiamo a pensare così, a dimenticarci che dobbiamo riappropriarci dei fondamenti. Il concetto di verità fa malissimo, è un concetto dannosissimo, come tutti i filosofi hanno riconosciuto. Se noi non ce ne riappropriamo, dobbiamo riprendercelo, dobbiamo riprenderci i nostri concetti. Insomma, questo è il programma. Un programma senz'altro ardimentoso e per il quale attendiamo l'opinione di Vittorio. Io dicevo che parli pure Roberto, poi okay. Chiudo io velocissimo. No, allora mi piacerebbe molto e sono d'accordo su moltissime cose che ha detto Franca D'Agostini. Però qui la domanda di questo giovane è cosa fare? Se io rispondo a un problema culturale significa che non so da che parte prenderlo. È inevitabile, è una questione politica. Allora, la questione politica dice, primo, eliminare il valore legale del titolo di studio. Sì, no, ma io ho capito benissimo, cioè sono d'accordissimo e volevo dire che non ho spiegato bene, ma appunto comincio a sentire un po' di febbre, quindi dire, forse non c'ho tutti i centri. Dunque, volevo dire che io ho parlato di quei diritti, di quel lavoro sui diritti con politici e giuristi, proprio perché secondo me il problema, cioè io sono d'accordissimo. Guarda, Franca, scusa se ti chiamo per nome, ma... Sì, diamoci del tu, senz'altro. Non c'è problema. Allora, tempo fa, e questo lo racconto anche a questo giovane, stavo guardando la televisione dopo cena, e c'era un personaggio che non mi è simpatico, lo dico subito, che si chiama Lutwak. Ah, ok, sì. Ecco. E il dibattito è un dibattito sui grandi sistemi, geopolitico, d'accordo? Va bene. Appena gli è stata data la parola, lui ha detto questa frase. Voi non vi rendete conto, si rivolgeva all'Italia, di quello che sta accadendo in America. E io mi aspettavo che parlasse del conflitto di Trump. Dice, quello che sta accadendo in America è che i giovani che vogliono andare all'università e che sono ricchi affittano i docenti in giro per il mondo. Non si iscrivono più alle università, ma costruiscono la loro formazione scegliendosi e avendo contatti come li abbiamo adesso da remoto i propri docenti e quindi anche i saperi e anche le discipline. E così si sta formando la nuova classe dirigente americana. Tu credi che qualcuno dei presenti, ed erano tutte personalità politiche, sia rimasto sconvolto?
È no, come, niente, se, tutti come se la cosa non riguardasse nessuno. E lo stesso Ludwig si è guardato in giro, stupito, perché credeva di aver buttato lì una bomba. Allora, vedi, la realtà sta davanti a noi, non dietro. Sì, è sì, già sì. In atto il processo dell'eliminazione del valore legale del titolo di studio. Già. Ma quello che per esempio in Italia non è in atto è la seconda parte, cioè come rispondi a queste dinamiche dove ad affittarsi i grandi docenti e i grandi nomi sono le famiglie ricche e lo fanno a livello planetario. Come rispondi a questo? Qui sì, devi attivare. Terza questione. Come mai non vai a intaccare i dipartimenti? E questo non dirmi che non si possa fare. Perché i dipartimenti sono il luogo dove... Allora, la 382, la legge sulla quale sono nati i dipartimenti, era nata sul modello anglosassone. Certo. Che diceva, i dipartimenti sono i luoghi dove più saperi si riuniscono per risolvere un problema. No? Io all'MIT mi sono trovato con un dipartimento dove c'erano neurofisiologi, matematici, perfino un ragazzo che aveva vinto un premio per i giochi. Cioè, perché? Perché la comunità scientifica aveva deciso che il tema da affrontare era quello, perché aveva un'importanza scientifica, culturale, sociale, e riunisci tutte le forze. Cos'è successo in questo benedetto paese? Che i dipartimenti sono diventati prima monodisciplinari, sì, cioè tutti gli storici dell'architettura con gli storici dell'architettura, no? Per cui era una roba pazzesca, no? Dopodiché progressivamente non sono stati solo monodisciplinari, sono stati monocattedra, cioè tutti quelli che la pensano come Tizio fanno il dipartimento. Quindi non sono monodisciplinari, quindi non c'è una comunità che sceglie il tema e che motiva perché quel tema. Perché quelli sono soldi pubblici, sono stipendi pubblici. Il dibattito su cosa studiare, sempre accettando la libertà di ricerca, ci mancherebbe altro, non vincolato all'industria, quindi non compatti con la Confindustria, ma deve essere, avere un valore motivato, collegialmente motivato dalla comunità scientifica. Secondo te avviene questo? No, è ma mai avvenuto in Italia? Non c'è neanche più una comunità scientifica. Appunto, ma perché l'abbiamo distrutta in questo modo? No? Sì, allora, sì. Le cose da fare ci sono. Ci sono. Dopodiché, tu mi senti? Vuoi vedere la mia biblioteca? Tre quarti è di filosofia la mia biblioteca. Immagino, sì. Quindi sono perfettamente d'accordo, ma il problema che pone il ragazzo, che è un problema cruciale per il nostro futuro. Sì, sì, no, guarda che quando io parlavo di filosofia, di diventare filosofi, non dicevo studiare filosofia, cioè, no. non era esattamente quello, però io sono d'accordissimo. Sì. Io non voglio dare l'ultima parola, ma vorrei rispondere a questo Giovanni che forse ha una preoccupazione molto più diretta. Secondo me, certamente, il problema di un'università che ha perso quel centro di gravità che citava anche il Battiato, e che quindi vorrei che fosse anche chiaro che manca quel centro, per la perdita del centro di Sedmeier, è uno dei paradigmi forse più importanti del caos in cui stiamo sguazzando noi adesso. Lo abbiamo visto nelle commissioni di esperti nei confronti della pandemia, dove anche i grandi scienziati, tutti specialistici, ci hanno fatto vedere che le specializzazioni in virologia sono diverse dalla specializzazione in epidemiologia, così come la specializzazione in qualche altra cosa confligge con un altro sapere. Il vero problema è che certamente l'università ancora adesso non voglio entrare nella polemica diretta, io ritengo ancora adesso che un Politecnico, ma una qualsiasi facoltà, ma anche la facoltà di giurisprudenza, deve aprirsi, seppure in maniera
minoritaria, non totale, perché lo specialismo è importante, perché uno che studia diritto penale deve poi diventare un penalista, non deve fare il droghiere, non deve fare, non lo so, il progettista di grattacieli. Però in realtà quello che è importante è che la scuola, e parlo di scuola perché qui si parla di una riforma di tutta l'organizzazione del sapere, non solo dell'università, perché la vera bomba, la vera minaccia reale è stata quella di aver introdotto iperspecialismi negli stessi, nella scuola secondaria, che non ha più quella capacità di far trasmigrare i saperi dalla storia alla matematica, ma che pur sempre li vede confinati uno nell'altro. E poi la presa in giro è la tesina interdisciplinare, quando per primi i docenti non sono interdisciplinari, perché non ragiono, adesso è inutile scendere in particolari, ma anche soltanto il Biennale Tecnologia mi ha visto coinvolgere in una attività di promozione per questi discorsi interdisciplinari con le scuole, ma è deludente vedere le risposte degli studenti dell'ultimo anno del liceo. Quando gli si chiede, succedeva ieri mattina, ma che libri hai letto? Non lo so, scene mute. Ma dico, ma di cosa parlava il libro? Che è l'ultimo libro che hai letto? Non lo so quale fosse l'ultimo o non l'ultimo. Però in realtà è la scuola che, in una società che è cambiata profondamente per tanti motivi, per le nuove tecnologie, per le nuove macchine, quelle macchine che noi pensiamo essere degli aggeggi, dei congegni, invece sono dei processi mentali. Perché se non consideriamo la macchina come un processo mentale, noi non capiamo assolutamente nulla. Questo deve essere capito già nella scuola, non dico nella scuola primaria, ma quasi da subito. Perché quando poi i giovani arrivano all'università sono già deformati da questo schema precostituito, per cui anche adesso lasciatemi fare quest'ultima esternazione, quando le scienze umane nel Politecnico hanno voluto avere recentemente una nuova rivitalizzazione, dopo aver tolto le discipline di base dalla storia alla filosofia alla letteratura, e avendo varato questo progetto Grandi Sfide, di nuovo si pensa che il tecnico che affianca l'umanista di fronte al problema della globalizzazione dei trasporti, piuttosto che non al riscaldamento globale, possano dare il tool della soluzione del problema. Mentre la soluzione del problema è avere il metodo, che poi il metodo serva per fare una torta di mele o per risolvere il ponte sullo stretto. Se uno non c'ha il metodo, se uno non pensa che la macchina non è quella cosa che ho di fronte a me, ma è quella struttura mentale che vede la necessità di mettere dentro un prodotto della tecnica, una risorsa e un sistema su cui intervenire, tutto questo è fallimentare. Però la classe politica, la classe della governance degli Atenei, eccetera, eccetera, è la prima ancora a soffrire di questo attaccamento viscerale alle posizioni pregresse, per cui non si vuole staccare di questo. Secondo me, e questo è un invito che io faccio, ma non lo voglio fare da troppo rivoluzionario, perché non vorrei passare poi per essere così il bombarolo concettuale, oltre a essere il notomista delle idee, e questa, ci vuole un nuovo 68, ci vuole veramente che i giovani dell'università, perché se non parte dai giovani non certo possiamo pensare che i sessantenni e i settantenni pensino di fare qualcosa, sono tutti attaccatissimi alla propria sedia e non vogliono perdere nulla, il posto di prestigio presso la casa editrice che gli pubblica i libri, piuttosto che non la possibilità di intervenire da esperto, tra virgolette, in quel talk show. Ci vogliono i giovani che abbiano il coraggio di dire dobbiamo scardinare una certa struttura. In questo forse un po' di ottimismo ci può essere. Se noi pensiamo che invece le grandi istituzioni, politicamente parlando nel senso più generale del termine, possano fare qualcosa, sono molto dubbioso che questo possa avere dei risultati positivi.
il discorso sarebbe lungo, ringrazio. No, dobbiamo dare i titoli dei libri. Esatto, ve lo stavo per chiedere. Ecco, comincio io. Tre libri, bene. Ne do due, e molto strani, ma credo che se Giovanni leggerà poi mi capirà. Uno è Armi, Metalli e Malattie di Diamond. E l'altro è Le memorie di Adriano delle Ursenà. Che è sempre una buona lettura. Non è solo quello, non è solo quello. No. Tante volte basterebbe. Tante volte basterebbe. Blanca? Io non, in realtà di libri recenti che possano servire per questo discorso ho letto parecchio, ma per lo più in inglese. Consiglierei dei grandi classici. Uno è Della certezza di Wittgenstein, che è un Wittgenstein strano. Dopo aver scritto L'ultima nota, 2 giorni dopo è morto. E quindi è un libro terminale, e come tutti i libri terminali ha qualche cosa di magico. Ed è un libro che io paragono, per esempio, al quarto libro della Metafisica di Aristotele, perché ci sono dei lampi proprio di intuizione folgorante. Io non sono una super Wittgensteiniana, ma lì Wittgenstein è veramente fantastico, Della certezza. E l'altro libro, visto che anche io ne citerò due, beh, io rimango affezionata al vecchio Deleuze, e Che cos'è la filosofia è sempre un bel libro. Se volete, i miei libri sono due, anche questi, su poli completamente diversi. Uno, una lettura che ho approfondito ancora di recente, è di Martha Nussbaum, Non per profitto. Vabbè. E le democrazie hanno bisogno di una cultura umanistica, questo qua che ho qui di fronte, e che è fondamentale per capire come anche in un paese che sta subendo un allontanamento da certi schemi più, virgolette, classici come gli Stati Uniti, ci sia ancora qualcuno che pensa non alla erudizione. Dobbiamo togliere l'idea che umanista sia sinonimo di erudito, uno che molti miei colleghi, anch'io conosco benissimo la lirica, vado sempre a tutte le prime del Teatro Regio, oppure sai, anch'io mi leggo tutte le sere un dialogo di Platone, ma questa è un'erudizione di bassissima lega, è come andare a comprarsi un bel vestito per fare bella figura, ecco, questo non va. Quindi secondo me questo libro ci può assolutamente dire qualcosa che ha a che fare con la politica più che non con l'ingegneria o con la filosofia, ma pur sempre molto importante. Il secondo libro è un altro che forse è dimenticato da molti, però è Grammatica della fantasia di Gianni Rodari. Bisogna anche pensare, adesso non esagero, Favole al telefono, avrei voluto essere ancora più brutale, leggete Favole al telefono o Novelle fatte a macchina di Rodari, però forse è un po' troppo esagerato questo mio consiglio. Grammatica della fantasia di Gianni Rodari insegna moltissime cose. Molto bello. E ne abbiamo bisogno. Devo dire che non ci poteva essere una conclusione più bella e più alta che i vostri consigli, e Gianni Rodari poi ci lancia definitivamente su un piano altro che spero sia condiviso dai nostri ascoltatori. Io ringrazio moltissimo, ringrazio i nostri ospiti, Franca D'Agostini e Roberto Masiero, ringrazio Vittorio Marchis. Grazie a voi. La presentazione è stata registrata, quindi sarà presto disponibile poi attraverso i canali del Politecnico per chi l'avesse persa. E diamo appuntamento a uno dei prossimi appuntamenti dei Liberi Libri. Stasera di liberi che diano libertà ne abbiamo citati parecchi, credo che sia andata molto molto bene. Grazie a voi.